Michelle Hunziker e gli anni della setta, parla la mamma Inege. Parla la mamma di Michelle Hunziker. Tra gli ospiti della puntata odierna di domenica in anche la signora Inege, mamma di Michelle Hunziker. Nei giorni scorsi la conduttrice di Striscia la Notizia è riuscita a togliersi un peso enorme, raccontando gli anni in cui è stata prigioniera di una setta. La showgirl svizzera ha poi raccontato che è stata proprio quella setta il motivo della rottura tra lei e il cantante Eros Ramazzotti. Oggi, dalle sorelle Parodi, sulla questione è intervenuta la mamma di Michelle. Inege è stata accanto a sua figlia in quegli anni bui, nonostante la stessa setta impedisse alla Hunziker di non avere alcun tipo di relazione con la mamma. Non è facile vivere in una situazione del genere, si è disposti a tutto pur di proteggere chi si ama. Tant'è vero che la mamma di Michelle ha pensato anche di andare a picchiare la donna che stava rovinando la vita di sua figlia. Sono stati anni sofferenti e Inege ha sofferto molto, così come la stessa Michelle. Ecco come si è accorta di quello che accadeva alla figlia. Non avevo capito subito quanto potesse essere pericolosa questa donna. Quando mi sono resa conto era troppo tardi. Cercate di capire subito quando i ragazzi hanno un attaccamento particolare che dopo può essere tardi. Non sapevo niente di queste riunioni del venerdì, me l'ha detto un'amica di Michelle, anche lei in questa setta è uscita un mese prima di lei. Queste riunioni sono successe dopo, inizialmente non ci siamo accorti di nulla. Lo ha scoperto così Inege, attraverso un'altra vittima, probabilmente l'ennesima della setta. Sono stati 5 lunghi anni per Michelle e per chi le stava intorno, la setta le proibiva qualsiasi tipo di contatto con il mondo esterno. La showgirl era entrata in un circolo dal quale, per fortuna, è riuscita a venirne fuori. Inege ha rischiato di cadere in trappola come Michelle. Ci sono andata anche io che avevo un problema di tunnel carpale. Ha provato a farmi ipnosi, mi ha detto di fissarla in fronte per dei minuti e poi di alzare lo sguardo, per questo vedevo questa luce. Poi ha iniziato a dire che non era lei a guarire, ma gli angeli. Ha cominciato a dire baggianate, che Cristo era una donna e così non ci sono voluta più andare. Queste sono state alcune parole di Inege oggi a Domenica In. A quanto pare il potere di questa donna è tanto forte da raggirare molte persone. Per fortuna però che chi è più forte di lei e riesce ad uscire, anche se dopo un po' di tempo, da questo tunnel chiamato prigione.